ragazze. Oggi parleremo di un particolare anfibio, parleremo proprio di un anfibio chiamato anche un anfibio chiamato Deinonychus Pacman, anche detto Rospo Pacman, come il nome ci fa capire. Sto ancora in piccolo perché avevo sbagliato, però mi sono reso conto che dovevo fare un video e allora ho detto lo faccio col pigiama, ma lo faccio. Premetto una cosa, quello là l'ho comprato in un negozio, tipo era un giorno tipo una fiera. Sarete questo mio primo figlio che mi hanno regalato, comunque ho comprato, diciamo, che mi hanno regalato comunque. Allora, il Deinonychus, anche detto che parliamo come Rospo Pacman, è un anfibio che, diciamo, è una rana. Prima rana, diciamo, che io conosco, che diciamo non gli serve molto per poter vivere in casa. Questo è appunto lui, mangia vermi. Mo' cercherò di prenderne uno vivo. Va bene, piglio questo qua, perché alcuni sono morti perché c'è l'acqua dentro all'interno e l'ho modificato. Mangiatevi della farina, anche detti alligatori. E niente, il terriccio è un terriccio molto particolare, diciamo. Ma lo faccio vedere. Terriccio secco. Un terriccio che, diciamo, non assorbe molto l'acqua. Niente, in tutti i negozi una busta così dovrebbe costare 4,90 euro. Ho dato che me la sono fatta fare di meno perché la scovetta è così piccola, diciamo che non serve tanta. Me la sono fatta fare di 4,90 e appunto niente. Ma questo infatti è vivo, questo verme. Cercheremo di taglierlo. Da quando l'ho preso non l'ho ancora visto, non l'ho ancora visto mangiare. Sotto la pancia, ora ho notato, c'ha dei bellissimi, diciamo, c'ha delle bellissime cose, diciamo, leopardate. Va bene, comunque, io speccolo qui, non è molto, cioè, da cucciolo. Diciamo così non è molto grande, poi diciamo come ho saputo bisognerebbe aggiungere queste dimensioni. Comunque, come va allevato? Allora, semplicissimo, come va allevato? Attimo solo. Semplice, molto facile. Mettere questo terriccio, qua lo faccio vedere questo, dentro una teca, non dipende come la volete fare, io per questo momento tengo questa piccola teca, poi andando, diciamo, perché ne prenderò sicuramente altre due o tre per fargli compagnia, prendo una teca di queste dimensioni, tipo questa così alta e così grande. Ok, un terriccio, diciamo, buono, legno, vi ho detto cosa mangia, appunto mangia dei vermiciattoli, della farina, che sono dei, il nome non mi ricordo specificamente come si chiamano, però ve lo dirò, scrivetelo nei commenti perché non mi ricordo. Vermi della farina caimani, sì, caimani, ma mi sono reso conto, sono dei caimani. Comunque, allora, come va tenuto? Questo qui ha molto bisogno d'acqua, diciamo, ha molto bisogno d'acqua, quindi andate a mettere il terriccio sotto, asciutto ovviamente. Poi andate a mettere una bottiglietta, o io uso questo, da mettere dell'acqua così, tanto da modificare all'inizio. Poi arrivate, il terriccio arriva qua, mettete fino a qua, diciamo, alla metà del terriccio, mettete dell'acqua, fate arrivare l'acqua, non so se così vede, comunque fino
dovete metterci, cioè, mettere dell'acqua e lasciare un po', diciamo, mettere dell'acqua così. Poi andate a mettere dei vermi che andranno sempre all'interno. Ovviamente, vedi, io ho fatto il fatale errore di mettere prima troppa acqua, perché poi ho ricambiato tutto, ho messo troppa acqua, però qualche verme è morto e questo lascia desiderare. Comunque, bisogna mettere dell'acqua perché il rospo, quando sentirà, diciamo, si sentirà spaventato pure da caldo o freddo, si andrà a mettere sotto il terriccio, si andrà a proteggere sotto il terriccio. I vermi, un'altra cosa dei vermi, li dovete lasciare liberi per la vaschetta. E niente, quando il rospo non mangia, questo rospo non mangia molto da piccolo, dovete, diciamo, andare a metterne, diciamo, non tanti, anche perché poi ne mangia pochissimi. Poi quando diventerà più grande, verso i 2 anni di età, diciamo che diventerà bello grande, incomincerete a mettere più cibo. Vedete com'è bello? Poi se riuscite a vedere, sotto la bocca, diciamo, ha delle cose che guardate. Ma lo lasciamo stare perché non voglio darlo fastidio. E niente, allora questi qua sono i 5-6 anni di età. Voglio raggiungere benissimo, scusatemi un attimo, la lampada. Un attimo, rieccoci. Allora, parlavamo del rospo. Allora, devo aggiungere 200 grammi, ne aggiungo uno diametro di questa grandezza, la lunghezza sarà verso 10-15 cm. E niente, questo. I maschi si possono guardare sono gli unici anfibi. Dopo un'altra specie di rana che non mi ricordo il nome, sono degli anfibi, il secondo tipo di anfibio, e sta sotto la terra, che il maschio è più grande della femmina. Solo per il rospo Pacman e per quell'altro anfibio che non mi ricordo, quell'altra rana che non mi ricordo. E niente, questo. Il maschio si caratterizza, si può vedere il maschio dal colore più chiaro, ovviamente, gli occhi più sporgenti e diciamo, il corpo che è molto tozzo. Ok, da piccolini non si può presumere il sesso, però non si può, diciamo, dire con certezza se sono maschio o femmina. Io di questo esemplare mi sono innamorato. Non ne voglio andare a prendere un altro. Sempre in questo negozio. E niente, ragazzi, da me. Da Titan è tutto. Ci vediamo con un prossimo video, sempre su questi ospiti. E niente.